Benvenuti su Tele Sardegna, anche oggi abbiamo un collegamento video con uno dei tanti amministratori del nostro territorio. Oggi siamo andati a Birori e siamo in video collegamento con la sindaca di Birori. Buongiorno Silvia Cadeddu, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie appunto per avermi contattata. È un piacere. Sindaca, io le chiedo innanzitutto com'è la situazione lì a Birori dal punto di vista sanitario, se avete avuto dei contagiati, dei positivi, com'è a oggi la situazione? Allora, fortunatamente noi a Birri non abbiamo avuto nessun caso di positività, nessun contagio, per cui voglio dire la situazione è abbastanza tranquilla e sotto controllo. Siamo un comune piccolo di 530 persone, per cui bene o male si riesce a monitorare anche molto da vicino la situazione. Qui voglio dire, per adesso noi non abbiamo registrato nessun caso appunto di contagio. Benissimo. Adesso però per voi amministratori diciamo che si passa ad un'altra emergenza, che è quella economica e sociale, perché anche se sono dei piccoli centri, comunque le attività diciamo così sono chiuse e comunque non parliamo solo delle attività economiche, insomma di vendita al pubblico eccetera, ma anche di attività proprio imprenditoriali, edili eccetera, e di questo si vive insomma nei piccoli paesi. Ecco, com'è invece questa situazione? Allora, questa ha ragione, è la maggiore preoccupazione che viviamo in questo momento, perché è proprio la crisi dell'impresa, della piccola impresa appunto che caratterizza il nostro territorio. E sinceramente la preoccupazione deriva dal fatto che, questo è un mio parere personale, che appunto le misure che sono state poste in campo o che mi auguro vengano poste in campo non soddisfano appieno praticamente quelli che sono le necessità e i bisogni delle imprese appunto che nel territorio, non solo nel nostro, ma voglio dire in tutto il territorio regionale e nazionale praticamente stanno vivendo. Per cui ci rendiamo conto, la preoccupazione è questa, ci rendiamo conto del fatto che il comune non ha risorse per risolvere appunto quella che è la crisi dell'impresa locale, di tutti coloro che hanno appunto dovuto abbassare le saracinesche e stare a casa. Anche per voglio dire, il problema delle imprese è molto più ampio, non si risolve in un bonus alimentare, che sicuramente è uno strumento che consente alle famiglie in questo momento di far fronte a quelle che sono le necessità primarie, ma le necessità di un'impresa vanno al di là di quello che è un bonus alimentare. Le imprese oggi sono state ferme per un mese, ma in un mese non sono stati fermi appunto tutto quello che è l'indotto che gira intorno praticamente a un'impresa operativa sul campo. Mi riferisco agli affitti da pagare, mi riferisco alle bollette della luce che comunque sono arrivate, alle bollette praticamente di Abbanoa, che in momento, voglio dire, non ha arretrato e ha continuato a inviare appunto le proprie richieste di pagamento. Mi riferisco all'impresa, ai costi che ha della merce che ha dovuto acquistare, che è rimasta invenduta appunto nei negozi appunto chiusi. Mi riferisco sicuramente alle tasse che le imprese devono pagare, ai costi praticamente per il commercialista. Ecco, di tutti questi costi farà, che se li accollerà. Io, la mia paura come amministratrice è questa, che rimangano sul groppone di questi poveri imprenditori, per non parlare di tutto il danno che ha non solo l'imprenditore per se stesso e per la propria famiglia, ma anche delle persone che fanno affidamento su quell'imprenditore perché lavorano. E che comunque hanno da pagare appunto tante cose, cioè non è solo un buono alimentare la spesa, che voglio dire assolutamente è uno strumento necessario, ma che ti garantisce che cosa? La sopravvivenza, ma non ti garantisce la sopravvivenza come imprenditore locale, per cui occorrerà mettere in campo molte molte risorse, ma che siano corpose. Un'impresa, secondo me, oggi ha bisogno di un'iniezione di liquidità immediata, 2.000 euro per pagare le spese che ha dovuto comunque sostenere nel mese di marzo che le ha avute chiuse. Questo è quanto. Il comune che cosa può fare? Io le dico, il mio comune, è vero che noi abbiamo approvato lo schema di bilancio giusto 2 giorni fa in giunta.
Ed è vero che abbiamo previsto praticamente un capitolo di bilancio dedicato all'emergenza Covid, però le risorse sono poche, perché il mio comune vive di fondo unico, per cui quel fondo unico basta solo ed esclusivamente a coprire le spese di funzionamento del comune e di erogazione di servizi essenziali. Per cui per dare un aiuto adesso in questa situazione di emergenza Covid alle imprese oppure alle famiglie, dobbiamo tagliare quei fondi che sono previsti per altri servizi, perché comunque la coperta è corta. Per cui abbiamo necessità, veramente, i comuni da soli non possono sopperire praticamente o coprire quei buchi, quelle voragini che si sono create a seguito di questo periodo di chiusura. Questo è Certo, quanto. certo. Tra l'altro, da più parti, diciamo, c'è anche la protesta per il fatto che anche le risorse messe in campo dalla Regione, che ha trasferito ai comuni e saranno i comuni poi a doverle dare ai cittadini, e parlo dei 120 milioni, gli ultimi stanziati, anche lì, insomma, c'è qualche problema di interpretazione della norma e effettivamente anche lì il comune si trova spaesato. Esatto, diciamo così, perché deve dargli questi soldi possibilmente il più in fretta possibile, ma se la norma non è chiara, anche lì i tempi si allungano e in più sono dei fondi che vengono dati in maniera proporzionale, in modo proporzionale al numero degli abitanti. Quindi, insomma, sempre lì torniamo. Allora, è corretto quello che dice lei. Infatti, nel premettere, perché la premessa è doverosa, cioè il ringraziamento e soprattutto alla Regione appunto per questa misura posta in campo, di cui veramente bisogna sottolineare, evidenziare che è un'iniziativa molto appunto lodevole. D'altro canto, però, lo strumento che è stato utilizzato purtroppo presenta delle falle, come ha detto giustamente lei, falle di natura interpretativa, che non è solo limitato al problema che dobbiamo erogare in fretta, come è giusto che sia, perché le persone hanno necessità oggi e per cui anche un aiuto che arriva in ritardo può ritenersi un aiuto negato, perché cioè una volta che l'emergenza è passata e che io comunque non sono riuscita a far fronte a tutte quelle necessità e sono, tra virgolette, appunto morta, si trovano in grossa difficoltà e in prima battuta gli uffici, i responsabili degli uffici sociali, che devono praticamente predisporre poi questo passaggio diretto di soldi. E non è semplice, di fronte alla lacunosità appunto delle disposizioni regionali e soprattutto al fatto che all'ambiguità, ed è proprio questa ambiguità che ha dato origine a tutti i dubbi interpretativi che sfociano praticamente nella presentazione giornaliera di numerose FAQ per chiedere appunto delucidazioni in merito, comporta un danno perché potrebbe comportare eventualmente una responsabilità di carattere erariale nei confronti di quei soggetti che sono gli operatori sociali che devono assumersi la responsabilità di erogare dei finanziamenti, dei contributi sulla base di una norma che non è chiara. Grazie veramente alla generosità di due associazioni presenti in loco, appunto la ONLUS Qualità per la Vita Biroli e il Comitato appunto di Santo Stefano per i festeggiamenti appunto civili, hanno donato in questi giorni appunto delle mascherine a tutti i nostri concittadini. Lo stesso farà il comune in questi giorni, praticamente noi doneremo un kit con una mascherina e un paio di guanti dove abbiamo previsto tutte le misure. Ecco, io a parte ringraziare queste associazioni di questo gesto che veramente non è scontato, perché dobbiamo, nulla è scontato, perché tutto ciò che viene veramente viene recepito con grande apprezzamento. Ma quello che io voglio dire è questo: invito i cittadini veramente ad indossare queste mascherine. Non si può andare nel negozietto, che è l'unico negozietto che abbiamo nel nostro comune, senza la mascherina. La mascherina ce le avete, uno perché ve le hanno consegnate due associazioni, ve le consegnerà il comune, sono disponibili perché si possono acquistare presso lo stesso negozietto. Allora, per la salute innanzitutto dei cittadini stessi,
Poi degli operatori economici che ci danno questo servizio e di tutto il nostro comune che fortunatamente, come ho detto in apertura, non ha registrato nessun caso positivo, mettetevi la mascherina.